Pescara ed Inter, incontrarsi e dirsi addio, almeno per quanto riguarda la filosofia di due scuole calcistiche completamente diverse. La zona di una provinciale spensierata che gioca un calcio intelligente riesce così alla fine anche a spaventare un esercito di uomini da prima pagina. I campioni di Trapattoni con Riccardo Ferri vigile alle coste dello slavo Sliskovic solo a tratti riescono ad arrivare dalle parti di Gatta che ha rapidamente dimenticato i 6 gol subiti dalla Juventus. La fase della partita emozionalmente più valida è senz'altro tra il 33esimo e il 38esimo del primo tempo. Junior e Sliskovic, grandi protagonisti del match, confezionano a Zenga un regalo non troppo gradito. È l'1-0. Trapattoni si arrabbia, Zenga dice che si tratta di fuorigioco, ma i tifosi di casa non hanno poi così tanto tempo per gioire. Su azione di calcio d'angolo, Passarella è più bravo di tutti e siamo già, dopo 5 minuti, sull'1-1. Chi si aspettava nella ripresa un Pescara timoroso e contento del pari è rimasto ancora una volta deluso. Gli abruzzesi iniziano subito al ritmo quasi proibitivo e questo finisce naturalmente per farli scoprire un po' troppo spesso. Al 28esimo Altobelli lascia il campo appena contrariato, al suo posto entra Ciocci, meno brillante però rispetto alle precedenti apparizioni. L'ultimo colpo di scena è all'ultimo minuto. Bella azione di Pagano sulla destra, tuffo del giovane Mancini appena entrato al posto di Sliskovic e Zenga ricorda però agli smemorati di essere sempre lui il portiere della nazionale. Senta, la sostituzione di Altobelli, nessuna polemica, era forse anche prevista? No, non era prevista, tanto vero che il giocatore ha avuto anche un mezzo gesto di stizza, cosa che io capisco, non condivido, però il ragazzo è rientrato subito negli ordini, ha capito perfettamente, dice chiaro che mi seccava essere sostituito. Sono andato alla ricerca di qualcosa che potesse smuovere una situazione in attacco, ciò ci aveva abituato un po' bene, oggi è chiaro che forse in quel momento era difficile entrare in partita, non è che la situazione abbia dato granché giovamento.